La 57esima edizione del Palio del Ricciotto ha premiato il sudafricano Steven Debod della Dimension Data, autore di una straordinaria prestazione sulle strade della Valpolicella che gli ha consentito di giungere in perfetta solitudine sul rettilineo d'arrivo di Negrara, gremito di appassionati. In 174 hanno preso il via nel cuore di Negrara. La prima parte di gara ha visto come protagonisti Samuele Zoccarato della General Store Bottoli e Matteo Bellia della Yam Excelsior. All'attacco iniziale di Zoccarato ha risposto Bellia che, dopo aver raggiunto il portacolori della General Store Bottoli, ha proseguito con tenacia nell'azione in solitaria fino al chilometro 110. La corsa è entrata nel vivo quando il gruppo ha affrontato gli ultimi 30 km durante le ascese di Santa Cristina Corrubio. A diventare protagonista assoluto è stato il sudafricano Steven Debod, che ha attaccato lungo le rampe più impegnative del palio facendo subito il vuoto. Dietro di lui solo lo sloveno Tadej Pogačar della Lubiana Gusto ha cercato di resistere all'attacco di Debod, tentando di ricucire il distacco di soli 10 secondi che lo separavano dalla battistrada. Ancora più indietro Gino Mader della Yam Excelsior ed Andrea Bagioli del team Colpack sono stati costretti ad alzare bandiera bianca nel corso della discesa verso Negrar, quando il vantaggio dei primi due è lievitato a dismisura. Sul rettilineo di arrivo Steven Debod si è presentato quindi tutto solo, andando così a giudicarsi il 57esimo palio del Ricciotto, a completare il podio Tadej Pogačar e Bagioli. Steven Debod, una grande vittoria quest'oggi. Sì, questa è davvero una bella vittoria, sono molto contento non solo per il risultato ma anche per la squadra che ha lavorato molto per me e mi ha dato molta fiducia. Questo è il modo migliore per ripagargli. Vincere questa gara per me è davvero importante. Questa è la prima volta che un corridore sudafricano vince a Negrar. Beh, devo dire che non lo sapevo, ma ne sono davvero contento e spero, anzi ne sono sicuro che in futuro ci saranno altri corridori sudafricani che vinceranno gare in Italia. Tadej Pogačar, per te il secondo posto. Sì, sono soddisfatto di questo risultato. Ho attaccato nell'ultima salita, ma non è stato sufficiente per cogliere la vittoria. Comunque un buon risultato quest'oggi. I tuoi prossimi obiettivi? Il mio prossimo obiettivo è il Giro delle Fiandre e poi il Tour of Croatia. Andrea Bagioli, il migliore degli italiani e soprattutto il più giovane del podio. Sì, sono veramente contento. Ho sempre ammirato questa corsa fin quando sono venuto a vedere mio fratello 3 anni fa e mi sono innamorato, si può dire, e volevo fare bene e ce l'ho fatta, sono contentissimo così. Era davvero impossibile tenere questi primi due? Sì, erano molto più forti. Io ho fatto la salita gestendo le energie insieme allo svizzero e poi in volata ce l'ho fatta batterlo. www.pianetaciclismo.it, il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it, il ciclismo come non l'avete mai visto.